Dal 3 giugno ci si potrà spostare in tutta Italia senza restrizioni. A quanto ha stabilito il governo, per il ministro della Salute Speranza non ci sono al momento ragioni per rinviare. Nessuna criticità, conferma l'Istituto Superiore della Sanità. Polemiche per la decisione della Grecia, che dal 15 giugno apre i propri confini ai turisti provenienti da 29 paesi, esclusa l'Italia. Sergio Mattarella con una nota è intervenuto sul futuro del CSM. Il Presidente della Repubblica, si legge, non può sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura. Se si vuole la riforma dell'organismo di autogoverno dei giudici, i partiti facciano una legge. Nella nota Mattarella sottolinea il grave sconcerto e riprovazione per quanto è accaduto. Allarme di Banca Italia per la situazione dell'economia italiana per il 2020. Il governatore Visco, nella sua relazione annuale, ha ipotizzato un crollo del PIL fino al 13% per quest'anno. È una crisi epocale, ha detto Visco, ma l'Italia è forte, può farcela. Serve ripensare alle tasse e un nuovo contratto sociale. Quarto giorno di proteste in molte città degli Stati Uniti dopo la morte a Minneapolis di George Floyd, l'afroamericano tenuto premuto a terra per 9 minuti con un ginocchio sul collo da un poliziotto, poi arrestato. L'autopsia sulla vittima esclude però al momento una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento. La famiglia ne contesta l'esito e chiede una nuova autopsia indipendente. Le 7.30, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Allora, dopo giorni di polemiche, indiscrezioni, pubblicazioni di intercettazioni, ieri è intervenuto il Quirinale sulle polemiche legate ad una riforma del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Repubblica, ve lo ricordo, è anche il Presidente del CSM. Allora, facciamo il punto nel servizio. Sulle tante tensioni che da mesi scuotono il Consiglio Superiore della Magistratura e per le quali il centrodestra chiede l'azzeramento dell'organo di autogoverno dei giudici, interviene il Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, spiega una nota del Quirinale, si muove secondo Costituzione, non può sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura in base a una propria valutazione discrezionale. Tutta la vicenda parte dalle indagini sull'ex membro del CSM ed ex presidente della ANM, Luca Palamara, scattata un anno fa. Ricorda quei giorni Mattarella, le sue parole pronunciate davanti al plenum dell'organo di autogoverno dei giudici, di cui auspicava un radicale rinnovamento. Riprovazione e sconcerto per la degenerazione del sistema correntizio e la commistione tra politici e magistrati. Uno scenario però, valuta ora il Presidente della Repubblica, non sufficiente a sciogliere il CSM, perché solo a fronte di un'oggettiva impossibilità di funzionamento, per esempio in caso di mancanza del numero legale dei componenti, il Presidente può farlo. Valutazioni che non soddisfano appieno Matteo Salvini, che comunque giudica positivamente l'iniziativa di Mattarella, che definisce gravi e inaccettabili le parole dei singoli magistrati contro esponenti politici. Riferimento all'intercettazione di Palamara con un altro magistrato in cui diceva che Salvini, sulla 18, aveva ragione, ma che doveva essere bloccato. Insomma, il caso riguarda soprattutto la politica, che dovrà dare una risposta ai gravi problemi di funzionamento e di credibilità della magistratura. Infatti, occhi puntati sul lavoro del Ministro per la Giustizia, 5 Stelle Bonafede, e all'accordo raggiunto nella maggioranza sulle nuove norme per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. La settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una legge delega da aprire al confronto con le opposizioni. E il guardasigilli intanto sul meccanismo di elezione del CSM dice no al sorteggio, ma collegi territoriali più piccoli, affinché il magistrato, magari molto stimato, ma che non aderisce a nessuna corrente, ha più possibilità di farsi eleggere. Inoltre c'è da proporre una linea di separazione netta tra la politica e la magistratura. E allora, finalmente è arrivato, dal 3 giugno sarà possibile spostarsi da una regione all'altra. Una decisione attesa, sperata fino all'ultimo, ma che il governo ha aspettato prima di rendere pubblica in base agli indici di contagio. Il ministro della Salute Speranza ha detto non c'è motivo di ripensarci. Vediamo. L'Italia torna a camminare tutta insieme. Da mercoledì 3 giugno si ricomincia a circolare liberamente tra le regioni, nessuna esclusa. L'Istituto Superiore di Sanità ha dato il via libera. L'indice di contagio è sceso ovunque e si è attestato sotto il valore 1. Anche in Lombardia, dove 0,75, in Veneto 0,65. Significa che la capacità di trasmissibilità del virus tende ad esaurirsi. Fa eccezione il Molise, dove l'indice RT è 2,2. A dare il
il via libera è stato il ministro Speranza ieri pomeriggio dopo aver letto i dati del monitoraggio che registrano le conseguenze delle aperture del 18 maggio, soprattutto con la ripresa della temuta vita notturna. I sacrifici degli italiani e le misure del governo stanno portando i risultati che speravamo, ha detto. Rimane l'apprensione per la Lombardia, che però non si vuole lasciare indietro, e rinviare ancora la riapertura avrebbe generato tensioni politiche troppo forti. Anche nei confronti dell'Europa occorreva dare un chiaro segnale di ripresa economica. L'Istituto Superiore di Sanità invita comunque alla prudenza, il virus non si è spento, avvisa. La situazione rimane molto eterogenea, in alcune regioni il numero dei casi è ancora molto elevato, la situazione rimane complessa ma in fase di controllo. Il timore è sempre lo stesso, che la gente abbia la percezione errata che il pericolo è passato e adotti comportamenti sbagliati, soprattutto nella vita sociale e sulla spiaggia. Rimangono tutte le tensioni tra i governatori, divisi ancora tra chi approva la decisione del governo e invita i turisti, come Iole Santelli in Calabria, favorevole alla riapertura anche Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, Toti della Liguria e Zaia del Veneto. Più prudenti Musumeci dalla Sicilia, De Luca per la Campania e Zingaretti nel Lazio. Decisamente contrario il governatore della Sardegna Solinas, che vorrebbe per i turisti il passaporto sanitario, ipotesi che il ministro Boccia definisce incostituzionale. Sul piano scientifico, risponde sul quotidiano La Stampa Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, i test diagnostici rapidi non sono ancora così affidabili, spiega. Riguardo ai test sierologici non si sa ancora se gli anticorpi siano effettivamente neutralizzanti né per quanto tempo possa durare la loro azione protettiva. Se dunque il governo ha dato il via libera allo spostamento regionale sul territorio nazionale, ci sono paesi invece come la Grecia, l'Austria e la Svizzera che non permettono al momento l'ingresso di noi italiani. Vediamo. Chiuso per gli italiani. Grecia, Austria e Svizzera annunciano l'apertura delle frontiere con date, condizioni diverse per ognuno dei tre paesi, accomunati però almeno per ora da un divieto di ingresso per chi arriva dall'Italia. L'ultima in ordine di tempo è stata la Grecia, che proprio ieri ha annunciato di essere pronta ad accogliere turisti dal prossimo 15 giugno, stilando una lista di 29 paesi da cui si potrà partire per raggiungere gli aeroporti di Atene e Salonicco e di lì partire per visitare le centinaia di isole. Ci sono ad esempio Austria, Cina, Giappone, Australia, Germania, ma leggendo l'elenco manca il nostro paese. L'emergenza coronavirus in Grecia ha inciso poco rispetto ai numeri fatti registrare nelle nazioni più colpite, poco meno di 3.000 casi e 175 morti. Nonostante questo, controlli a campione verranno effettuati negli aeroporti e ogni struttura turistica avrà un medico dedicato. Diverso il caso di due nazioni che con l'Italia confinano al di là delle Alpi, come Austria, Svizzera, che casi di Covid 19 ne hanno avuti decisamente di più. Entrambe però hanno annunciato giovedì sera che dal prossimo 15 aprile i confini di nuovo aperti, e non solo tra di loro. L'Austria aprirà anche a Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, la Svizzera, Francia e Germania, nessuna delle due al momento all'Italia. Rispettiamo la decisione sovrana dell'Italia di riaprire i confini, fa sapere la ministra degli interni svizzera Karin Keller-Sutter, ma noi non lo faremo. Dello stesso tenore il discorso tenuto dal ministro della salute austriaco Rudolf Anschober. Sono un grande amico della libertà di circolazione, ma con l'Italia dobbiamo stare attenti, la situazione è migliorata ma è ancora un hotspot, ha detto il ministro. La situazione in Italia è quella più difficile, cerchiamo comunque una soluzione entro mercoledì prossimo, ha precisato il cancelliere Sebastian Kurz. E dopo l'assessore Gallera, ieri è stato ascoltato il governatore della Lombardia Fontana, è stato ascoltato dalla PM di Bergamo, che indaga sulla mancata zona rossa che si sarebbe dovuta dichiarare in alcuni comuni della Bergamasca particolarmente colpiti dal virus. L'istituzione della zona rossa nella Bergamasca avrebbe dovuto essere una decisione governativa. Per la prima volta il PM di Bergamo, Maria Cristina Rota, titolare dell'inchiesta per epidemia colposa, ha parlato della zona rossa mai fatta in Valseriana, attribuendo al governo la responsabilità della decisione. Ieri in procura è stato il giorno di Attilio Fontana. Non spettava a noi la zona rossa, ha detto il governatore, sentito per circa due ore come testimone nell'inchiesta. Per noi era pacifico che fosse Roma a istituirla, la linea che il governatore ha tenuto in questi mesi, anche considerando il fatto che c'erano i militari sul territorio pronti a chiudere. Più o meno le stesse risposte che aveva dato l'assessore al welfare Gallera, sentito anche lui come persona informata sui fatti.
Non solo la zona rossa, ma anche l'ospedale di Alzano Lombardo, chiuso e riaperto subito il 23 febbraio, nonostante fossero stati accertati i primi pazienti positivi, e al centro dell'inchiesta che vuole vederci chiaro anche sulla difficile situazione nell'RSA della Bergamasca. Dopo l'audizione, Fontana ha lasciato la procura, un gruppo di cittadini lo ha contestato. Si tratta di indagini lunghe e complesse, vi è da parte della popolazione bergamasca, si legge in una nota diffusa ieri sera dalla procura di Bergamo, richiesta di giustizia e vi è il dovere nostro di accertare i fatti facendo su di essi la massima chiarezza. Quella richiesta di giustizia è emersa nei tanti racconti di parenti delle vittime del Covid, di sanitari e di semplici cittadini come quelli che ieri si sono radunati davanti al tribunale. E sulle presunte pressioni del mondo industriale denunciate da molti per non chiudere la Valseriana sarà convocato in procura nei prossimi giorni anche Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. E a proposito di Confindustria, adesso parliamo di economia. Nella relazione annuale, ieri il governatore della Banca d'Italia, Visco, ha detto che il PIL potrebbe scendere anche del 13%. Due sono i possibili scenari economici nazionali per il 2020. Quello moderato prevede un calo del 9% del prodotto interno lordo, l'altro pessimistico addirittura del 13%, il che vorrebbe dire un debito pubblico pari al 156% del PIL. La relazione annuale del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, prende inevitabilmente le mosse dal contesto generale, sconvolto dalla crisi pandemica, una situazione tanto drammatica quanto impensabile all'inizio dell'anno. Ma i numeri Istat parlano chiaro: nel primo trimestre il PIL ha perso oltre 5 punti percentuali e al conto manca ancora il calcolo degli effetti del secondo mese di lockdown, cioè aprile. Crollata la domanda interna con le conseguenze mondiali dell'emergenza, ovviamente anche l'export è precipitato di 8 punti rispetto al trimestre precedente, e la struttura del fisco, che pesa su chi paga per colpa degli evasori, è assolutamente da ripensare a beneficio dei fattori produttivi, ovvero imprese e lavoro. Ci sono in campo, insomma, tutti i connotati di una forte recessione in grado di provocare un grande aumento del debito pubblico e privato, e della quale a fare le spese sono già e saranno sempre di più i deboli, le famiglie più povere. La crisi dovrebbe essere invece l'occasione per procedere verso una riduzione delle disuguaglianze socio-economiche, afferma Visco citando l'economista del New Deal americano Keynes. Quanto alle politiche dell'Unione Europea, per il governatore della Banca d'Italia, il Recovery Fund, presentato 2 giorni fa dalla Commissione a Bruxelles, è un possibile primo passo verso un bilancio condiviso, ma certamente occorrerà utilizzare le risorse in maniera molto più efficiente che in passato. I fondi comunitari, ha affermato Visco, non potranno in ogni caso mai essere gratuiti. Il debito europeo è il debito di tutti. Per questo solo un'azione comune e forte potrà rilanciare produzione e occupazione in tutto il continente. E sugli effetti della crisi in corso lancia l'allarme anche il neopresidente di Confindustria, Bonomi. Priorità assoluta deve essere la difesa dell'occupazione, ha detto, visto che già ora i posti di lavoro a rischio sarebbero tra i 700.000 e il milione. Un altro tema caldo di questi giorni è la scuola, proclamato per il prossimo 8 giugno uno sciopero generale. Vediamo perché. Dopo difficilissimi mesi di didattica a distanza, l'anno scolastico non si chiuderà, come in tanti speravano, con un ultimo giorno in presenza, ma con uno sciopero, proclamato ieri dai sindacati proprio per l'8 giugno, giorno di chiusura in molte regioni. La decisione di CGIL, CISL, UIL e Gilde è arrivata ieri dopo l'incontro con i funzionari del Ministero dell'Istruzione. Le rappresentanze di categoria contestano soprattutto il concorso per 32.000 docenti previsto dopo l'estate dal decreto legge passato 2 giorni fa in Senato con la fiducia. Una soluzione dai tempi più lunghi rispetto all'assunzione immediata dei precari storici per far fronte alla maggiore necessità di insegnanti sotto pandemia e con 200.000 cattedre vuote. I sindacati poi non ritengono sufficiente il 1,5 miliardi previsto dal governo per la riapertura del prossimo anno scolastico. Sostengono che siano invece necessari almeno 4-5 miliardi, anche perché chiedono di ridurre il numero di alunni per classe evitando la didattica a distanza. Nel corso dell'incontro hanno anche evidenziato le difficoltà che a settembre potrebbero incontrare i dirigenti scolastici per affrontare un nuovo anno ancora con il Covid. Non vorrei, dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che fare il dirigente diventasse una sorta di missione impossibile.
Una presa di posizione che il Movimento 5 Stelle bolla come incomprensibile e irresponsabile. Usa toni più concilianti, però, il ministro dell'istruzione, che in una nota sottolinea la necessità di una collaborazione tra le parti, con un percorso di lavoro da fare insieme in vista della riapertura di settembre. Ed ora spostiamoci negli Stati Uniti, dove cresce la protesta dopo l'uccisione di un afroamericano da parte della polizia. Uno dei quattro agenti è stato licenziato, ma non è stato sufficiente a placare gli animi. Vediamo. Da Minneapolis a Washington, da Los Angeles a New York, da Houston ad Atlanta, da Denver a San José, in tutti gli Stati Uniti dilaga la protesta, sempre più vibrante, contro l'uccisione di George Floyd, l'afroamericano morto dopo che un poliziotto, l'agente Derek Chauvin, gli ha tenuto un ginocchio sul collo per quasi 9 lunghissimi minuti, impedendogli di respirare. L'agente, con una carriera non propriamente limpida alle spalle, licenziato in tronco insieme ad altri 3 colleghi, è stato arrestato ieri per omicidio colposo e, secondo alcune testimonianze, conosceva la vittima per averci lavorato a lungo insieme, come ha detto, alla sicurezza di un nightclub. Secondo quanto segnalato dalla CNN, poi, un nuovo video pubblicato sui social mostrerebbe che sono stati 3 gli agenti a bloccare con le ginocchia l'uomo. Tuttavia, in base all'autopsia effettuata dal medico legale della contea di Hennepin, la causa della morte non sarebbe stata l'asfissia traumatica o lo strangolamento, ma gli effetti combinati dell'essere bloccato dalla polizia, delle patologie pregresse di Floyd e di qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo. Conclusioni contestate dall'avvocato della famiglia della vittima, che reclama un'altra autopsia indipendente. Sia Trump che il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Biden, hanno parlato con i parenti dell'uomo. Comprendo il loro dolore, hanno diritto alla giustizia, ha affermato il presidente, aggiungendo che gli abitanti del Minnesota hanno diritto alla sicurezza. Toni un po' più concilianti rispetto a quelli usati 24 ore fa con la minaccia dell'uso delle armi. Toni che però non hanno placato le veementi proteste a Minneapolis. È stato proclamato un coprifuoco notturno per il weekend, già sfidato dai manifestanti. A Los Angeles un agente è rimasto ferito nel corso dei tafferugli e a Washington le manifestazioni hanno fatto scattare il lockdown alla Casa Bianca. E allora adesso vi facciamo vedere in diretta le immagini che arrivano proprio da Minneapolis. La regia le sta mandando adesso, lo vedete, ci sono nuove fiamme, è stato dato alle fiamme un edificio, c'è la polizia, ci sono i manifestanti, la polizia sta avanzando, vedete i manifestanti con le mani alzate. Intanto però vi dico che il Pentagono, è un'agenzia che è appena stata abbattuta, una notizia, è pronto a mandare la polizia militare a Minneapolis proprio per sedare gli scontri. Lo vedete anche questo lancio di razzi, di qualcosa di esplosivo contro la polizia, e che il governatore della Georgia ha dichiarato lo stato d'emergenza. Vedete le fiamme lì, è stato appena appiccato alle fiamme un edificio, la polizia è schierata in assetto antisommossa, ma è anche armata con armi pesanti, dotazioni pesanti. Naturalmente seguiremo questa vicenda e ve ne daremo conto nelle prossime edizioni. E noi continuiamo a parlare però di Stati Uniti, perché il presidente americano Donald Trump ha annunciato sanzioni contro i responsabili del partito comunista cinese a Hong Kong per non avere rispettato l'autonomia della ex colonia britannica. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti sospenderanno l'ingresso a coloro che saranno identificati dagli Stati Uniti come possibile rischio per la sicurezza nazionale. Il presidente americano ha annunciato anche il blocco all'arrivo nel paese di studenti legati all'esercito di Pechino, un'ulteriore stretta alle società cinesi quotate negli Stati Uniti per proteggere gli investitori americani. E rientriamo in Italia adesso per parlare di sport, parlare di calcio. Sono giorni di riunioni febbrili fra le società di Serie A. Il calendario più dettagliato della ripartenza della stagione arriverà lunedì prossimo. Vediamo. Sembra sia durata davvero poco la pax calcistica seguita all'annuncio del ritorno in campo. La doppia riunione di ieri fra i presidenti ha fatto registrare toni forti, con perplessità legate soprattutto ai tempi strettissimi del rush conclusivo della Coppa Italia. In attesa della ratifica definitiva di lunedì, si cerca di anticipare di un paio di giorni le semifinali Juve-Milan e Napoli-Inter. Di certo per ora c'è soltanto la data della finale, il 17 giugno, 50° anniversario della leggendaria Italia-Germania dell'Azteca. E dal 20 spazio al campionato con i recuperi della 25esima giornata. Atalanta-Sassuolo, inizialmente fissata per venerdì 19, era stata scelta come sfida inaugurale anche per onorare Bergamo, città duramente colpita dalla pandemia e dove giocherà nei prossimi mesi la nazionale di Mancini.
ma nella serata di ieri sarebbe emersa l'ipotesi di riaprire i giochi il 20 con Torino-Parma, che farebbe da apripista ad Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ed appunto Atalanta-Sassuolo. Una volta ripartita la Serie A, il calendario non concederà tregua. Già lunedì 22 in programma l'ottava di ritorno con un interessante Atalanta-Lazio. Entro mercoledì 1 luglio dovrebbero giocarsi tre turni completi, dando il via, forse con diretta TV in chiaro, all'estate davvero caldissima del calcio italiano. E proprio l'aspetto meteorologico preoccupa molti club. Decisamente critico il presidente del Brescia Cellino. È folle e pericoloso giocare tre volte a settimana con giocatori poco allenati ed esposti al rischio infortuni. Allenamenti che proseguono sotto la vigilanza della Procura federale. Ieri ispezioni presso i centri sportivi di Milan, Roma e Lecce. Lunedì quindi il calendario delle partite assumerà le sembianze definitive, mentre è già realtà quello della campagna trasferimenti. La nuova finestra di mercato dovrebbe scattare il 1 settembre per chiudersi il 5 ottobre. E torna a vedere la luce anche il campionato spagnolo. Di nuovo in campo l'11 giugno con il derby di Siviglia per chiudere la stagione entro fine mese. Sul fronte Champions tutte le opzioni sono sul tavolo ed una decisione potrebbe essere presa nell'esecutivo del 17 giugno. Probabile la rinuncia di Istanbul come sede di un ipotetico girone a 4. 7:49 minuti, il telegiornale finisce qui, rimanete con noi perché subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è il dibattito che è condotto da Flavia Fratello. Grazie a tutti voi e una buona giornata, ci vediamo domani.